Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show Show. Siamo tornati su Resident Evil 2 Remake. Non stiamo iniziando direttamente in gioco perché ci eravamo lasciati col Tyrant che ci inseguiva, questo bestione, questa arma biologica costruita dall'Umbrella. E io ragazzi qui ho un caffè. Prima di tuffarci nel gioco volevo iniziare un po' così, prendendomi il caffè, anche perché sono le 11 di sera. Mi sta capitando spesso di registrare di tardi. Sapete questo che significa? Quindi posso solamente ringraziare tutti quelli che la stanno seguendo, ringraziarvi per il supporto, anche se non so quanto sarà. Spero ragazzi di essere felice. Sapete quanto mi piace l'interazione con voi, il poter rispondere ai vostri commenti mentre faccio una serie, potervi parlare e raccontarvi curiosità che mi stimolate proprio voi durante, insomma, leggendo i commenti, no, di puntata in puntata. Questa cosa purtroppo mi sta mancando in questa serie e non potete capire quanto mi fa star male. Ma non sarà il caffè. Però ragazzi, noi ricominciamo, eccolo lì il Tyrant che ci insegue, mannaggia. Voi vi starete sicuramente chiedendo, Mike, perché non lo colpisci, non fai qualcosa? Perché sarebbe completamente inutile ragazzi, totalmente inutile. Comunque, vi ricordo ragazzi, nell'ultima puntata abbiamo preso questo attrezzo che ci servirà per la biblioteca, che possiamo raggiungere adesso girando qui, cioè salendo le scale. Potremmo farla, così andiamo nella torre dell'orologio. E in più ragazzi abbiamo preso la chiave, quella lì col quadrifoglio. Vabbè, comunque ragazzi, ricordiamoci sempre, dobbiamo prendere qui una pennetta USB per prendere una nuova arma. Il tutto ricordandoci sempre che dobbiamo risolvere l'enigma del quadro elettrico lì alle prigioni per poter prendere il tesserino e fuggire dal parcheggio. Mi sto allontanando dal microfono un botto. Ecco, mi è calato pure. Però ragazzi, è tutto live, è tutto live. Allora, questi mi ricordo di avergli tagliato le gambe, quindi possono fare un po' quello che gli pare. Io li lascio là sotto. Molto ottimo. Molto ottimo. Penso ragazzi di averli già spostati nel posto giusto. Dicevo ragazzi, non ho molti spunti se non leggo i vostri commenti. Vi potrei fare qualche parallelismo con il vecchio Resident Evil. Forse vado a spostare un pelo, guarda che non salta. Non ci posso credere, Leon, alza i piedi. No, sa salire scale questo. Mannaggia il cuore. Vabbè, vabbè, meglio così ragazzi. Ci metterà di più a scenderle. Dicevo ragazzi, qualche parallelismo. Nella scorsa puntata abbiamo incontrato il Ligar, questa figura orribile. Dovete sapere che in realtà nel gioco originale, quando si incontrava il Ligar, c'era proprio una cutscene, cioè si vedeva proprio sto mostro bruttissimo. E basta così. No, oddio, stavo... Ragazzi, ho premuto il tasto come in Red Dead Redemption per fermare il tempo. Ma no. Allora, in teoria non ci dovrebbero... rompere. Lui sì però. Oddio mio, sali le scale sperando che non ci tocchi. No, non dovrebbe. Allora ragazzi, non c'è tempo per scherzare, andrò molto veloce. Tra l'altro state notando che non sto utilizzando il green screen. Questo perché ragazzi era veramente uno sbattimento. Non potete capire quanto dal punto di vista del rendering più che del montaggio, perché il montaggio sono tre cazzate. Però ci metto molto di più e visto che sono tutte puntate lunghe, non mi pareva il caso di appesantire ancora di più. Dove sta? Oh, è risceso, si è tuffato. Ma no, ciccio. No, ciccio baffo. No, ma morso. Leva un po' queste mani. Guarda, ma ferito, ce l'ho la roba. Aveva voglia. Penso che forse adesso ho capito come portarvi questa serie. Allora, lì è inutile che ci vado, ragazzi. Voi direte, perché impassi là? Perché se passo là cado. Giocare alla demo più e più volte. Demo one shot. Sì, se non c'hai tipo 3-4, come si dice, account. Allora ragazzi, dovremmo essere vicini alla torre dell'orologio. Ed è vero? Sì, eccolo qua. Però occhio alla penna. Volevi ciccio bello, volevi. Che io ragazzi gli sparo sempre alla destra perché fondamentalmente mi è più facile. Però avete visto che gli puoi sparare alle gambe. Vabbè, alle gambe è giusto per fermarli. Tanto questi si rialzano 100%. Però siccome abbiamo un mostro gigantesco, quella dovrebbe essere tipo un'arma definitiva della Umbrella. Qui non ci posso andare perché non ho aperto la porta. No ragazzi. Ah sì, ecco, la sto aprendo adesso. Ercoli, ecco perché. Ah! Oh, bestia, ma lisciato! Mi ha preso però. Scusate. Mi sono distratto, colpa mia. Sorry.
Questo è il caffè, mannaggia la miseria. Però sì, sostanzialmente dovremmo fare questo, ragazzi. Guardate quanto è cattivo. Non gli facciamo nulla, vedete? Però lui sì. Porco Giuda, porco Giuda. Vedete, a scherzare. No, qua ho fatto il deficiente. Però posso usare questa miscela, che in teoria, vedete, l'imbasso, ragazzi, mi dà tipo un boost. Vabbè, tanto l'avrei dovuto usare prima o poi. Allora, qua che c'è? Piano di riparazione. Qua, ci metto questo. C'entra puntino. Le sghere. Ottimo. Poi va a cazzo, ragazzi, sto facendo tutto velocissimo, sperando che nessuno ci venga a rompere le palle. Qui che c'è? No, ci va un altro meccanismo. Sperando che non entri, che se entra... No, ci vado dopo qua. Ho aperto. Sentite i passi? Qua, ragazzi, comunque qualcuno c'è. Spero non degli zombie. Anzi, meglio uno zombie che... Che? Dicevo, meglio uno zombie che altro, Ingranaggio piccolo. Ah, forse l'ingranaggio piccolo ci serve... Di sotto? Non so parlare, ovviamente. Che c'erano... Stazionato. Ah, me la riprendo e la metto su, forse. Sì, questi sono tutti enigmi, ragazzi, che non sono difficilissimi, come vi ho già detto anche nelle altre puntate, però bisogna stare attenti, se no ci perdi tempo, E vi ricordo che comunque Resident Evil è sempre stato oggetto di speedrun e robe varie, pure nel 4. Cioè, io non so perché, ma ogni tanto mi incastro su YouTube a vedermi le speedrun dei giochi vecchi. Gente che magari finisce il gioco in 3 ore, in 2 ore, in 1 ora. Quando io ci ho messo magari... Boh. Sì, suona la campana. Richiamo tutti gli zombie della zona. Top. Esattamente quello che ci serviva. Spero di non doverci scrivere un rapporto. Leon, non sei simpatico. Cioè, considerando lo stato in cui ci troviamo, non sei per niente simpatico. Soprattutto perché io sento sempre i passi. Tanto entra 100%. Aegis, vieni qua. Dammelo un po'. Dammelo bello. Ragazzi, adesso abbiamo tutte e due componenti, Quindi possiamo accedere al quadro elettrico. Però mi sembra che sto andando un po' troppo veloce, no? Vedete? Componente del quadro elettrico. Porca miseria, però non c'ho munizioni. C'ho solamente 5 munizioni. Ok, ragazzi, allora ci abbiamo tutto. Io direi... Vabbè, qua abbiamo lasciato solamente la pianta blu. Certo, ce la potremmo riprendere, però... Scappiamo dal Tyrant. E visto che ci abbiamo... Sono arrivato, ragazzi. Possiamo utilizzare finalmente questa chiave nella stanza dell'interrogatorio, mi pare, vero? Oh sì, guarda, questo è rimasto frizzato. Freeze. Ok. È successo qualcosa pure qua, Oh, rapporto di confisca. Guardate. Allora, un motivo da confisca. Uomo sospetto è stato trovato nel luogo sopracitato. Vabbè, avvicinato da un agente, ha tentato la fuga. Vabbè, gli è stato confiscato un biglietto. Nota: non è un segreto dei dati di Justin Hanson, 39 anni, residente nella città, celibe. Vabbè, non è un cattivo, ma è affetto da cleptomania. Affetto da... C'è un pezzo di carta in una busta di plastica. Ragazzi, 6, 2, 11 sembrano proprio le combinazioni di una cassaforte. E noi sappiamo che c'è ancora una cassaforte. Dove l'abbiamo lasciata? Ricordiamocelo. Dov'era? Eccola qua, la sala d'attesa. Direi che ce l'andiamo a prendere, no, subito. De più. Un portagioie. Attenzione, vediamo un po' che è sta roba. Portagioie con gemme. Con gemme. E noi abbiamo una gemma rossa. Ce la vedrei proprio bene lì in mezzo. Sembra esserci qualcosa all'interno. Mo frughiamo tutto. Questo ci è rimasto male. E le sghere? Signori, che mi state nascondendo? Intanto tu ricaricati. Qua facciamo i filmatini quelli zozzoni. Questa chiave è servita a nulla praticamente. Aprire solo questa porta. Qua però. La chiave col cuore, ragazzi. La chiave di cuori ci serve. Allora, signor Maggi, sono tartufi questi, signor Maggi. 6 sinistra, 2 11, vai. Apri sta cassaforte, bevi.
Dammi qualcosa del... Lo... Che cos'è? Compensatore Matilda? Una parte modifica che riduce il rinculo. Ottimo, raga. Mi serviva proprio ridurre il rinculo. Guardate mo la Matilda, che spettacolo. Però io voglio... Voglio prendermi l'altra arma che sta dentro... Immagina, la porta sta qua. Ce l'ho in faccia, vediamo. Ottimo, ragazzi. Stiamo potenziando le nostre armi. Però dobbiamo di nuovo tornare alla... Vedete, io voglio questa. Aspetta, aspetta, aspetta un secondo. Tanto, ragazzi, mi si è spenta la telecamera. Ragazzi, purtroppo ho dei problemi con la telecamera. Continuerò un attimo senza. Purtroppo è così. Vabbè, è inutile... Cioè, da una parte è quasi meglio, perché così non c'ho sbatti. Però capisco bene. In realtà, nel momento in cui registro, non so neanche se... lo sapevo, vabbè dai, era abbastanza chiaro. Non so neanche se voi lo volete con o senza il distintivo della Stars. Cioè, distintivo speciale delle forze speciali della Stars, figo. Olè, lo sapevo. È la chiavetta USB, ma dai. Ma dai, ma dai, dove stava? Di sopra. Ottimo, direi, Mr. Grey. Così vado a prendere proprio l'arma. Vedete, ragazzi, quando sto in giornata non mi ferma nessuno. Vi dicevo, non so se voi volete con o senza cam. Vabbè, mo famo tutte e due, così almeno lo saprete. Ma in realtà, quando sarà uscito questo video, io saprò già la risposta. Il problema è che purtroppo io essendo così... Oh, io lo do ammazzare questo, basta. Mi hai rotto i coglioni, guarda. Che sei brutto sei, io. Oh. Ho capito che ogni scarrafone è bella mamma soia, però. No, però, ragazzi, non mi ricordo, ma non è che qua c'era il leaker? Ok, ufficio della Stars. La pennetta USB. Vai, te la infilo tutta, baby. Vai. Decripta. Decripta tutto. Top, ragazzi. Oh mio Dio, mo sì che fischia. Prendila. Oh, la Lightning Hawk. Oh. Oh. Allora, lettera agli agenti Stars. Ai miei cari compagni Stars. Come va in quella vecchia schifosa centrale? Il vecchio Irons vi rompe le palle come al solito? Io sono appena andato a trovare una pollastrella. Immagino, vi lascio immaginare cos'è potuto succedere sotto il suo ombrellone bianco e rosso. Jill, se Claire prova a contattarti, dille che sto bene, ok? Chris. Ah, una lettera di Chris. Il fratello, appunto, di Jill. Sì, che cazzo dico, il fratello di Claire. L'altra, diciamo, protagonista del gioco. Me la posso riprendere questa pennetta? Ci posso fare altro? Boh, sembrerebbe di sì. Vi ricordo, ragazzi, che c'è ancora. Vedete qua sotto? Dov'era? Ancora più sotto, vi ricordate? Ah, ecco. No, vabbè, c'era tipo un coso per le armi. Una teca delle armi. Sono tornato qui al parcheggio. Purtroppo vi faccio vedere. Dobbiamo andare alle celle a risolvere il puzzle, così possiamo scappare. Però, vi mostro, ho praticamente ripulito tutto quanto. Non guardate qui che dovrei tornare a prendere la polvere da sparo e la pianta verde. Ma... è tutto pulito, vedete? Cioè, ho risolto tutto quanto della stazione di polizia. Però in tutto questo io non ho trovato la chiave con di cuori, sostanzialmente, no? Quindi, in vostra assenza, mi sono andato a fare un po' un giro. Mi sono rigirato tutto. E, ragazzi, non c'è, non la trovo. Quindi immagino che, visto che questo gioco va giocato con più storie, cioè, c'è la storia di Claire, c'è la storia... Dove cacchio sto andando? Sono andato dalla parte sbagliata. C'è anche la storia di Claire. Magari nella storia di Claire la troverà lei. Non so che dire. Sì, ci sono due storie, ma che possono essere giocate anche una seconda volta. E sarebbe lo scenario A e scenario B. Lo scenario B, ovviamente, le cose cambiano. Qualcosa cambia. Quindi può essere pure che si trova solamente nello scenario B. Io questo non lo so. Comunque, insomma, se qualcuno lo sa me lo può scrivere. Quando lo leggerò, ragazzi, sarà forse troppo tardi. Non so se si può tornare indietro. Noi comunque adesso mettiamo... A meno che non sta qua. Io però qui non lo vedo, ragazzi. Oppure potrebbero stare... Sì, potrebbe stare dentro una di queste celle. Effettivamente non ci ho pensato. Allora, intanto mettiamo il tutto. Dobbiamo dare potenza, penso, a questo. Toppe, toppe. Però, ragazzi, secondo me adesso si aprono tutte. C'era un po' di armi?
Mamma mia, ragazzi, sto sempre con le pezze al culo. Come stai messo male, frad? Ma allora, questo mi serve come il pane. Nota di Ben. La centrale invasa da quei mostri, riesco a sentire i loro lamenti anche da qui. Ma non solo loro che mi spaventano. Nome in codice Tyrant, ve l'ho detto. L'arma biologica definitiva sviluppata da quei bastardi nella massima segretezza. È molto probabile che abbiano ordinato di eliminare ogni testimone. Quel tipo, ragazzi, li elimina tutti, sì. Avete visto che casino che crea? Sì, ma questo non spiega le voci che riguardano l'orfanotrofio. Era davvero troppo strano che la Umbrella comparisse tra i donatori. Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio della Umbrella. Dai, Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus G e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Girano voci che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora, laboratorio. Hai intenzione di dirmi tutto oppure vuoi continuare a fare la mia... Stronza. Attenzione, ragazzi, un orfanotrofio, losca anche da sto punto di vista. Comunque, fuggi dal parcheggio. Cosa stanno cercando? Allora, ragazzi, occhio alla penna. Aspetta, ma se corro lì... Ecco, niente. Si mette male. Si mette male, sì. Aspetta, raga, voglio fare una cosa. No, non volevo. Volevo fare questo. Equipaggia. Li uccido? Madonna. No, ho ucciso solo quello. Strike. Faccio un... Okay, l'ho chiuso tutte di nuovo. Secondo me, ragazzi, devo un po' andare a esaminare le celle. So che dovrei scappare. Però sto pensando che forse l'unica cosa che non ho cercato sono proprio le celle. Però no. Vediamo un po'. No, però se no me l'avrebbe segnalato. Sapevo che dovevo andarmene. Vabbè, scusate. Colpa mia. Eccolo! Adesso me lo so beccato. Che sono un cazzone, ecco qual è il problema. Altro me lo so beccato. Adesso è morto. Sì, qui. Di qua, ragazzi, forza! Corri, scappaci al Nemesis! Eccolo. Sono stanca. È la seconda volta che ti salvo. Non pensavo tenesse il conto. Ehi, questo non è un gioco. Non posso crederci. Ma qui non muore niente. Hai con te la tessera? Sì, è questo. Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Andiamocene. Bene, Leon, siamo stati salvati. Però, ragazzi, io vi devo chiedere scusa perché ho fatto il cazzone. C'hai ragione, sono stato stupido. Vogliamo aprire la serranda? Vogliamo stare zitte? Volevo vedere se lì dentro c'era roba, ma in realtà ho solamente scazzato. Non c'era niente, dovevo solo scappare. Devo fare una fuga in grande stile, invece ho fatto il gran deficiente. Olè! Outfit perfetto. Se la invidia una festa, questa come si presenta? Siamo fuori, ragazzi. Era l'informazione che voleva? Purtroppo no. Ben, ha fallito. Allora, che cosa cerca esattamente? Altre informazioni su chi ha causato il disastro. E? Oh, ma che te dobbiamo pagare per farci dare delle informazioni? Guardate che buco enorme! E soprattutto, ragazzi, c'è il gun shop.
Ora, come vi ho detto, ci sono molte differenze da questo Resident Evil e il 2 originale, perché nel 2... È bloccata. L'unico modo è passare per quel negozio. Ah, vedete, infatti, stavo per dire, nel 2 il gioco iniziava, ovviamente scappavamo in mezzo alla città sempre con Claire, e con Leon si arrivava proprio allo shop. C'era tipo un tizio che ci puntava l'arma. Molto figo, vabbè, bello, Che disastro. Una sorta di inside joke. Ok, vediamo, visto che è un negozio d'armi, ragazzi. Canna lunga? Così? Oh my god. Oh my god, volevo... Io mi sarei accontentato pure solo di munizioni. Dicevo, andiamo a cercare munizioni. E invece cerco munizioni, baby. Prova al buio. Accendila una torcia, no? Che poi è pure stupido, ragazzi. Cioè, anzi, non è stupido. Il fatto che qui vedete tutto distrutto, immagino che scattata l'apocalisse, tanta gente si sarà riversata. Non muoviti. Non ne farò niente. Ho detto, non muoverti. Voglio solo passare. La prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri e torni indietro. A sua figlia servono cure. Non dirmi come trattare mia figlia. Buttala. No, aspetta. Spostati. Va eliminata prima che si trasformi. Eliminata? È la mia bambina, cazzo. Ada, lasciamo stare. Emma, tesoro, ti ho detto di stare dentro. Papà. Sì, cara, papà è qui. Sono qui. Ok? Quelle cazzo di cose là fuori. Guardate che hanno fatto. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché, come diavolo è potuto succedere. Era il nostro angioletto. Mamma dorme, tesoro. Ok? E ora farai nanna anche tu, ok? Emma? Andate via! Lasciateci in pace! Senta, va bene tenere all'oscuro me. Ma perché lui? Oh, oh, mamma mia, ragazzi, che brutto. Voglio scoprire che succede qui e fermare chi c'è dietro. Sì. Aiutare persone così. Per questo sono entrato in polizia. Io devo fermare l'operazione dell'Umbrella. Potremmo morire. Voglio salvare questa città. Io ci sto. Momento da lacrime virili, ragazzi. Veramente un qualcosa di brutto. Io a questo punto continuerei questa puntata senza Gamma. So, ragazzi, che magari posso dispiacere qualcuno, farò felice altri, non lo so. Però è così. Andiamo, Ada. Conosci l'Umbrella Corporation? È un'azienda che produce segretamente armi biologiche. Hanno un virus. Trasforma le persone in creature indistruttibili. Questo spiega tutte le cose orribili. Hanno un virus. Certo, Leon c'ha delle battute. Da un certo punto di vista, ragazzi, la sceneggiatura mi sembra proprio quei classici film di serie B, horror, i B-movie. Che per questo sto cercando Annette. Fanno ridere. È la ricercatrice dell'Umbrella che ha diffuso il virus. Devo neutralizzarla.
Devi neutralizzarla. Ok, Birkin. Nessun problema. Io, ragazzi, non vi voglio fare spoiler perché in realtà un qualcosina la so, perché come detto l'ho giocato. Secondo me però il fatto l'hanno cambiato molto. A parte non mi ricordavo niente, cioè tipo degli enigmi della centrale. Qui arriveremo ad tutto diverso. A quanto dice, le fogne sembrano un posto adatto a lei. Puoi dirlo. Dopo di te. Wow, grazie. Qua scivoliamo sicuro? No. È un cliché scivolare. Non riesco a immaginare uno scienziato qui sotto. Per il QG così si arriva al laboratorio segreto dell'Umbrella. Andiamo. Le fogne sono gestite dal comune. Come possono nascondere alle autorità una struttura così? Certo. Beh, benvenuto in America. L'Umbrella controlla Raccoon City da anni. Infatti, ragazzi, Raccoon City è la città dell'Umbrella. Umbrella. Che poi in realtà il ciclo di Raccoon City si chiude con Resident Evil 3. Con Nemesis, Jill. E secondo me, Merda! È un terremoto! Oh, cavolo. Lo auguro davvero. Dicevo, spero che facciano il remake anche del 3. Perché il 3, secondo me. Oh, shit. Ma che diavolo! Stai all'erba. Io solo so. Signorina, buonasera, buonasera. Come bello sarà Napoli per guarda, vorrei salvare, ragazzi. Però io sono un uomo. Sono un saggio uomo un po' pazzerello e non voglio salvare. Però quel coso spero di non incontrarlo. Dicevo, il 3 è uno dei miei preferiti. Ricordo averci giocato con un po' più grandicello rispetto a quando ho giocato il 2 e soprattutto all'1. All'1 giocavo con nonna perché c'avevo paura. Paura, insomma, sì. No, vabbè, sì, c'avevo paura, su, è inutile sta qua a dite no. Però il 3 me lo son goduto veramente tanto. C'è il Nemesis! Di nuovo? Non è tardi per tirarsi indietro. E zittata. Dovrai sopportarmi fino alla fine. Mamma mia, Ada, sta buona che due torturate te le do, Sicura che sia di qua? Così pare. Aspetti. Cristo santo! Leon! Via da lì! Oh, che cavolo! Meno male che me l'hai detto, devi scappare! Credo, ragazzi, che quello sia un bel coccodrillo! Porca merda! Questo, ragazzi, se ci prende, scopriamo il coccodrillo come fa! Vabbè, è impossibile. Non è fattibile sta cosa. Solo Leon lo sa. Che schifo! Ti è piaciuto, eh? Alligatore del cazzo. Questa, ragazzi, potrebbe essere anche un po' una meme. Cioè, quella dell'alligatore nelle fogne. Ce la siamo vista brutta. Meno male che abbiamo fatto sta sequenza di scappare e farlo esplodere. Perché se avessimo dovuto... Leon, di qua! Dove? Cosa diavolo è? Muoviti a salire! No, gli potevamo guardare sotto la gonna. Da veri guardoni. Così poi ci veniva una... Aveva detto che il virus trasforma le persone in mostre, non i rettili. Tusce, sono sorpresa tu sia ancora intero. E sculetta. Dice le cazzate e sculetta. Leon, ma glielo vuoi far sentire il fucilozzo? No, ragazzi, scusate, non voglio sfaciolare. Però è il caffè, è il caffè. Più lenta, Ada, più lenta. Tanto siamo tutta la giornata, no? Non riesco a capire. L'Umbrella a chi vende mostri del genere? Al nostro esercito? Ad altri stati? Non vendono mostri, vendono i virus che li creano. E Annette li sa realizzare. E quella donna è molto più pericolosa di quell'alligatore. Beh, ovviamente, ragazzi, si parla di un qualcosa di molto più pericoloso, se state capendo bene il discorso. Cioè, un virus che trasforma le persone non è come una pistola, non è come un razzo. È una cosa veramente ciotta.
Bisogna stare molto attenti, questi sono molto pericolosi. Guardate quanti save point. Non c'è la racconta giusta. È di sicuro opera di William. Ferma, dove sei? Annette Burke. Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Ferma! Non avrete mai il virus G! Non sembra la tipica scienziata. Leon! Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. Sono fuori dalla struttura. Inseguo Annette. Se non ce l'ha lei, sarà nel Nest. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Corri quanto vuoi, Annette, ma non puoi nasconderti. Abadada. Oh, ragazzi, siamo nei panni di Ada Wong, che chiaramente non è una che sa molto gestire e scegliere il suo vestiario, eh. Però... Allora, Leon, beata a te. Vabbè ragazzi, siamo passati. Leon si è tuffato proprio in faccia a quel proiettile. Guardate qua. Guardate qua. È morto, ma che gli è spuntato lì? Tanto ragazzi, io sono un attimo ipnotizzato. Ah, sping, sping, sping. Cioè, con sti chiapponi poteva deviare i proiettili, no? Allora ragazzi, dove possiamo andare? Lì c'è una cosa che sicuramente non funzionerà. Andiamo su. Rivelatore MF. Usa il rivelatore per individuare i cavi e prendere il controllo delle apparecchiature. Ah. Ok. E che farebbe? Ah, ho capito. Vedete, stiamo controllando l'apparecchiatura elettronica. Tanto ci è venuto in faccia sta cosa. Beh, lo potevamo utilizzare. Eh sì, un gioco da ragazzi. Lo potevamo utilizzare nella centrale. Comunque a me, ragazzi, non mi è scesa sta chiave di cuori. Che nell'altro Resident Evil, lì mi ricordo, si prendeva. Intanto stanno i cosi OGM, porca zozza. Allora, stessa cosa. Da lì, prima. Alright, sovraccarichiamo. Beh ragazzi, stiamo procedendo spediti. Abbiamo incontrato Annette Birkin. Lei ha il virus, quindi la dobbiamo assolutamente fermare. Buttati giù, baby. Te pare. Che poi io continuo sempre a fare il colpo singolo. Ehi, allora sei immortale, dimmelo subito, no? Non muore questo, ma chi è? C'ha la capocciatura, oh. Io ho usato 8 colpi di pistola. 8 colpi di pistola. Pazzesco. Allora, ho già compilato la richiesta da scorsa settimana, ma ci serve un braccialetto identificativo di ricambio. Se rialza pu... Oh, vabbè, io ragazzi, non c'ho parole. Che devo fare? Che devo fare? Ah, chiaro, che quello che devo fare. E non ho armi. È mortale, niente. Ho deciso, ragazzi, che lui non morirà. Lui ha scelto di non morire oggi. Ho usato tutte le mie armi, ragazzi. Adesso sì che so cozze amare. Ecco, meno male, va. 12 e ci salviamo. In cacio d'angolo ci salviamo. Dobbiamo abilitare queste cose, eh. Siamo attenti agli zombie perché sono sicuro che qua... No, non mi puoi attaccare, dai, ma... Sei lento come la cacca! Sto pezzo di fango. Raccontatemi un'altra storia, vi prego.
Ho finito le munizioni, eccole, va. Meno male, che devo ringraziare. Quello non morirà mai, ragazzi. È come l'hardcore. L'hardcore non morirà mai. Conoscete, ragazzoni, io sono vivo. La mettevano alle giostre quando ero piccolo io. Ora per voi il suono della hardcore. Oh! La madre è veramente una poco di buono. È inutile, raga, non gli sparo. Non gli sparo. C'ho la pistola acqua io. C'ho la pistola acqua. Stupezza e merda. Vabbè, questo è Flash Gordon. Usain Bolt degli zombie, quello, eh. Dai. Ha fatto uno scatto, raga, che manco Cristiano Ronaldo sotto porta. Ora sei mia. Brutta stronza. Sempre la migliore a scatto. Tu però sei la migliore a fare le minchiate, eh. Allora. Abbiamo bisogno di... Ciuto di un bastardo. Cazzo, io. Apri sta porta. Sta qua. Dove cazzo dobbiamo andare? Ah, il coso lì. Ben. Che c'è qua? Chiappa subito. Dov'è? E metà a destro. Per favore. Me l'ha dato. Giusto così. Me lo sono meritato, raga. Però se io mi metto qua dietro, lui non me lo può. Però corre, oh, ma che si è messo a correre tutto insieme? Che dai pugni. Dai, da qua va bene? Si è ingolfato. Vaffanculo. Ragazzi, sto giocando di merda qua da Wong. Brava. Come se quello potesse fermarlo, perché quello ci dà un cazzottone. Ce la stiamo cavando male, ma ce la stiamo cavando, ragazzi. Però credo che un po' di colpa un po' me la do io. Però non so. Non so se si poteva far meglio. Comunque, ragazzi, io sto in blind come voi, non so che sta succedendo qui. Cristina D'Avena, siamo messi male. Ispezione settembre, seconda settimana. Grazie al nuovo braccialetto finalmente possiamo ispezionare l'area di demolizioni. Secondo il rapporto l'altro giorno sull'inceneritore non è niente di che. Probabilmente solo un mucchio di rifiuti. E terminato questo rapporto andrò a dare un'occhiata io stesso. Ok. Che c'è rimasto dentro? No. Solitamente è così. Gli vado a dare un'occhiata io stesso. Va bene. C'ho questo fantomatico braccialetto di cui parlano tutti, che però noi non abbiamo ancora visto la traccia. Probabilmente ci servirà per andare avanti o qualche enigma. Comunque. Tac. Oh, te l'ho detto, c'era rimasto dentro. Si rialza 100%. Io nel dubbio, raga. Una pistolettata gliela do sempre. Oh. No. Complimenti. Vuoi bruciarmi viva? Non metterai mai le mani su G. Non sono la sola a volerlo. Lo sai questo. Capito. Non sarai la sola a morire. Porco due. Lo sapevo. E dai, perché non me lo fa? Perché non me lo fa, ragazzi? Bravo, Mike. È la nostra prima morte, eh? Sei morta. Perché sono stupido, mi sono fissato solo su una cosa. Ok, stavolta, ragazzi, non ci facciamo fregare, eh? Alright. Alright. Dobbiamo essere super veloci qui. E vai, una aperta. No. Dai. Aprimi l'altro. Bravissima. Forza, 26 secondi. Al cardio Parma. Vabbè, mo ragazzi, rido perché ce l'ho fatta al secondo tentativo. Però se ce l'avessimo fatta al primo sarebbe stata veramente... La stronza sa il fatto suo.
Quella stronza, mo' raga, gli faccio un buco in testa. Che porca miseria. Se lo ricorda fino Account a che... Account ospite confermato. ID autorizzato fino al 1° ottobre. Restituirlo entro questa data. Sì. Non credo proprio. Esatto. Il 1° ottobre io spero di stare alle Maldive. No, non è vero, non lo so. Ada Wong, ragazzi, queste chiappe potrebbe andare un po' in dogli pare. E invece ha scelto di essere un agente segreto, immaginate. O forse ce l'ha proprio perché è un agente segreto. Io, Ada, se fossi intesa, che farei? Mi andrei subito a riprendere Leon. Ma proprio la prima cosa che farei. E se potessi esprimere un desiderio, esprimerei quello di riprendermi un po' di energia. Ecco. Basta giocare a nascondino. E va bene. Cambiamo gioco. Dimmi, tuo marito è ancora vivo? O l'hai ucciso per prenderti il merito del cibo? Teoria interessante. Se non collabori, otterrò un campione dal Nest. Non finché sarò viva. Serve. Ada. Diavolo. Ada o Padada? Ada, dove è andata? Ada, dove è andata? Qua c'è il suo... il suo cappotto. Ada. Ok. Dai, ragazzi, scherzi a parte, dai. Ci stiamo muovendo bene. Qualche errorino ci sta, ma come detto, in blind ci può stare. Si può salvare, ma ancora no, ragazzi. Voglio andare ancora un po' avanti. Ada praticamente sta nell'umido. È dove giustamente va buttata. Va buttata. Ci dobbiamo buttare di nuovo nelle fogne. Cazzo, che profumo. Oh mio Dio, ragazzi, questo è il classico bivio alla Enrico Ruggeri. Quante vite avrei voluto. Andiamo verso la luce o verso la luce? Giusto? Sono proprio due cose differenti. Non andrei verso la luce per il momento. Poi dopo si fa sempre in tempo a tornare indietro, eh? A fare un po' di backtracking. Forse ho fatto la scelta. Oh, ragazzi, questi sembrano reparti speciali. E il sangue e le strusciate ci dicono cose brutte. Una videocassetta USS. Perché non gli freghi l'armatura, Leon? Sarebbe proprio la PC. Ciao. Capito, ragazzi, che se gli sparo molto vicino alla faccia, gliela faccio esplodere. Treatment facility. Non mi aspettavo di peggio. Spinotto elettrico. No, è così come faccio. Vedi come salta la testa? Io direi, ragazzi, che forse dobbiamo prima approfittarne della situazione. Girati. Lego ste mani. Niente, ragazzi, abbiamo bisogno di qualche chiave. Oh Cristo! Che ho visto? L'ho visto de sfuggita, ma...
Che cazzarola è quello? Porco due! Sì, vabbè. Sta scureggiando nell'acqua, raga. Ma io non li faccio avvicinare. Ho finito le munizioni. Molto bene. Ah, c'ho questa però. La magnum, tipo. L'occhio. Sembra tipo quel nemico, ragazzi, che avevamo già affrontato. Tipo il dottore, che cazzarola era. No. Mostrami l'occhio. Occhietti a me. Occhietti a me. Tu, ragazzi, usa la magnum per questo, un po' mi infastidisce. Però che dovevamo fare? Ci studiamo al passaggio, non potevamo fare altrimenti. Porca zozza, poi guardate che schifo nelle fogne. È chiaro che ci stiamo avvicinando sempre di più al laboratorio segreto dell'Umbrella. Madonna. Dimmi che aperta sta porta, GG. Una funicolare. Interessante. È il simbolo dell'Umbrella. Quindi chiaramente quello là porterà sicuramente a qualcosa. Immagino a questo punto al laboratorio. Sto a parlare con le pause, raga, manco c'è lontano. Il Nest è stato contaminato dal virus, è incredibile. Il sistema di emergenza non si è nemmeno attivato. È opera di esterni? Non riesco a immaginare che possa essere stato. Ma perché? Quindi praticamente nel laboratorio... Ah, qua... Che era qua? No. Sì, qua non c'era la dottoressa. Quindi, insomma, nel laboratorio Umbrella è successo il panico. Vabbè, quello l'avevamo capito, perché ce l'ha fatto capire la dottoressa. Ha detto, questo è scappato dal Nest. Quel rumore la dobbiamo prendere. Dobbiamo prendere quella mappa là. Dove sei? Ada! Ada mi sa che sta... Arrivo, Ada. Sì, arriva. Andale, arriva. Mappa delle fogne. Ok, stazione di monitoraggio. Questa, ragazzi, ci serviva e ci serviva pure tanto. Ok, stiamo veramente con le pezze al culo. Oddio, mettiamo la cassetta. Ti prego. Oh, ti prego, basta. Fermo, ti prego. Ti prego. No. Da questa parte, schifoso. Lascialo. Non fargli male. Che schifo, ragazzi. I ratti hanno preso il virus. E quello penso che sia tipo il mostro... Il virus. L'avranno diffuso i ratti. Ah, questa è una grossa cosa, ragazzi. Quello sembrava il mostro. Il mostro che abbiamo già affrontato. Lo ricordate? Tipo quel dottore. Ah, ok, forse, ragazzi. Ah, dobbiamo... però uno stava lì sotto. Vabbè, lo scopriremo. Ragazzi, lo scopriremo nella prossima puntata. Però avete capito? Cioè, i ratti hanno diffuso il virus G in tutta la città. Ecco perché erano tutti contaminati. Quindi penso nelle fogne l'avranno passato ovunque. Vabbè, ma i ratti, ragazzi, sono famosi per diffondere le peggio malattie. E soprattutto, quello sembrava il dottore. Cioè, quello lì che ci ha attaccato. Io pensavo fosse un semplice dottore. Invece sembra qualcosa di più. Lo scopriremo nella prossima puntata. Ragazzi, continuate a supportarla. Vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti gli amici. Ciao, ciao. Alla prossima, ciao, ragazzi. Ciao. Il pollo ma la bolla. Il passero la passerà. Ma tutti quanti amano. Mike, ciao, ciao. Tutti quanti amano. Mike, ciao, ciao.